Quando vado al San Carlo vado innanzitutto perché sono il presidente del consiglio di indirizzo, quindi come dire, è un dovere istituzionale. Poi altre volte vado per piacere, perché sono un amante del teatro, come voi sapete, della cultura, del balletto, della sinfonia, dell'opera, dell'orchestra e di tutto. Un po' meno amante, come voi anche ben sapete, del gossip, della mondanità e di tutti gli altri contorni, e soprattutto ancora meno amante quando si trasforma una serata che ci auguriamo essere piacevole, appunto, e di apprezzare un'opera così importante come l'Otello, che diventa invece in qualche modo un fatto che la si mette in politica. Quindi voi mi chiedete: ma ti scambierai e stringerai la mano al Presidente del Consiglio? Non mi ricordo il tema corrente, adesso ti stringerai la mano. Innanzitutto io sono un galantuomo. E quindi sa, non c'è nessun da questo punto di vista dubbio che io stringa le mani alle persone che incontro al San Carlo, come posso anche salutarle. Poi nel Parco Reale eserciterò, come dire, dove sono seduto, il diritto di tribuna, perché sono completamente in nettissima minoranza, nel senso che c'è tutto il fronte, diciamo, di tutti gli avversari politici, tutti messi insieme come un puzzle perfetto. L'unica nota dissonante è il sindaco.